Eccoci di nuovo a voi, cari amici, sempre da questo enorme, meraviglioso palcoscenico che non a caso si chiama Roma. Ma questo qui è intitolato Augusto Imperatore. Vai pure. Sì, eccoci qua sempre con la nostra bella denuncia, ma anche copertina. Certamente. Nostra copertina in cui parliamo qua per reati ascrivibili alle frodi alimentari, ai sensi degli articoli 440 e 441 codice penale. Qua si vede che è questa qua, sempre il timbro, perché così si vede che non è una montatura. Esattamente, come fanno abitualmente loro signori. E noi ci assumiamo le nostre belle responsabilità come sempre. Questa è una denuncia contro la filiera della produzione e il controllo della panificazione mediante lievitazione artificiale. E qui c'è di tutto. Cioè, a parte Beatrice Lorenzin, di cui parlavamo stamattina, il cui fratello è molto chiacchierato, da ieri è molto chiacchierato. Sarà chiacchierata anche lei, stai tranquillo. E qui c'è il suo sottosegretario Vito De Filippo, il direttore generale del Ministero della Salute, gli ispettori del Ministero della Sanità e quant'altri, per tutta una serie di reati, fra cui anche frode nelle pubbliche forniture, epidemia, avvelenamento di acqua e sostanze alimentari, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate, eccetera. È una bella sfilza di reati. Allora, tutto nasce perché anche io m'ero ammalato. Sì. Ma m'ero ammalato di una malattia silente, di quelle che ce l'hai e non te ne accorgi. Praticamente avevo nel corso degli anni, contratto una patologia che era una intolleranza alla pasta e al pane, e io mi domandavo: ma com'è possibile che da ragazzo ne mangiavo i quintali al giorno di pane e di pasta, non mi faceva assolutamente niente, io conduco una vita sanissima, non ho malattie di nessun altro genere, non abbiamo malattie congenite da generazioni nella nostra famiglia, com'è che contraggo e mi sento questi sintomi? Andando ad analizzare ho scoperto l'arcano. Allora, tralascio di entrare nel dettaglio perché qui entriamo troppo nello scientifico, nel dettaglio specifico di chimica industriale e onestamente chimica organica e inorganica industriale, quindi diventa un po' complicato. Ma soprattutto di chimica bromatologica. Certo. Le analisi bromatologiche sono quelle che si fanno appunto sui farinacei, sulle proteine, è chiaro. E allora, da qui, insomma, da una veloce indagine, ma seriamente condotta, come facciamo sempre noi, che dopo circa un migliaio di denunce contro le più grandi cariche, tu sai dove andare a trovare. Evidentemente, se non ci hanno controquerelato finora, vuol dire che non c'era da controquerelare niente. Qui c'è della gente che sta in aspettare altro che querelare delle persone che gli accusano di questo. Bravo cane. Il mestiere è suo, bravo. E quindi queste sono le malattie che possono venire: obesità, cancro al colon, mancanza di minerali, emorroidi, colesterolo, diverticoli, ma molte altre ancora, ma soprattutto io questa intolleranza da avvelenamento che poi aggredisce tutti gli organi interni per varia natura. E quindi qui dentro, quello che una volta doveva essere solo alcuni elementi che poi vediamo, ci abbiamo trovato gesso bianco, monogliceridi e digliceridi, stereoli 2 lacrilato di sodio. Questi sono i dati standardizzati di quello che si dice. Adesso noi poi esibiremo delle specifiche analisi che faremo fare quanto prima. Azodicarbonammido, acido tartarico, diacetilo, glicolpropileno, muschio d'Irlanda, farina di riso, pappa di amido, soia in polvere, diossido di cloro, farina di pesce, farina di ossa, calcio, fosfato d'ammonio, bromato di calcio, azodicarbonato, polisorbato e altri sali, eccetera. Nonché bromuro di potassio, alluminio, cloruro d'ammoniaca, tartaro e vari tipi di cloruro di vario genere. Ricordiamoci che il bromuro è quello che viene da, una volta lo davano ai soldati, ai ventenni, che riducevano tutti quanti i coglioni. Il testosterone, inibiva il testosterone. È naturale, in coglioni. Certo.
di trasformare in ce lo mettevano pure a noi, tu non ce l'hai fatto, mi l'hai fatto e ti siamo scelti, come no, tu siamo buoni, buoni e coglioni. Vai. E allora insomma c'è di tutto e di più, ma quello che è più importante è che tutto questo alla luce del sole, tranquillamente autorizzato dai vari ministeri competenti. Ma quello che è più importante è quello qua, la farina, come tutti i prodotti raffinati, provoca un aumento della glicemia e quindi conseguente incremento dell'insulina, fenomeno che nel tempo porta a maggior accumulo di grassi e depositati, tutto questo si traduce quindi con un indebolimento dell'organismo, sempre più soggetto a malattie di ogni tipo, tumori inclusi. Ma ce ne sono ancora altre che non sto qui a elencare. Ma guarda, perché... ti dirò che queste cose i nostri amici e tanti altri le sanno, le immaginano, perché queste cose dell'inquinamento, soprattutto dell'inquinamento dell'alimentazione essenziale, come quelle dei farinacei, diciamo così in senso lato, beh, è un discorso che tutti recepiscono. Difficilmente però a questo punto riescono, come dire, riescono a realizzarne gli aspetti concreti, anche perché su queste cose è nata e si è sviluppata una forte speculazione. La speculazione... ma infatti è lì, l'arcano è tutto lì, sempre cioè non c'è solo tutto l'apparato economico che ci gira attorno, non è l'apparato finanziario che gira attorno. Non è solo la speculazione su questa tipologia di elemento, di alimento, ma anche la speculazione sugli alimenti alternativi che vengono proposti, come nella neogastronomia, la neoindustria alimentare, gli alimenti sani, biologicamente esattamente. Sani e così via, ecco. No, ma anche quello degli alimenti senza glutine, perché moltissime cose, moltissimi di questi disturbi che in realtà sono provocati dall'inquinamento e vengono attribuiti all'inquinamento dovuto al glutine, all'utilizzo di disinfestanti, come si dice? Esattamente, antimuffa, antifunghi, pesticidi di vario genere, eccetera eccetera. Va bene, ho finito. Dopodiché abbiamo chiuso. Andiamo a sentire la Touche. E adesso andiamo, niente un po' di meno, a sentire il grande La Touche, è uno dei pensatori più sociologi più interessanti che ci sono oggi in Francia, nel mondo, in Europa, e che ha sempre teorizzato la decrescita. Non crediate però che teorizzare la decrescita sia una cosa facile, che fattibile. Che tutti dobbiamo morire di fame, esattamente il contrario. Certo. Comunque adesso andiamo a sentirlo, ne parleremo ovviamente dopo, se ci fanno fare una registrazione faremo la registrazione. Dopodiché arrivederci. Ciao a tutti.